In fondo al vigneto c'è la linea a 0 da 1060. Dopo la linea di corrente dove c'è ci sono voluti due elicotteri regionali e diverse squadre dei vigili del fuoco via terra per domare il violento incendio scoppiato nel pomeriggio di domenica a Quarrata, in località Colle. Siamo nel Pistoiese. Quello che sembrava poter essere un banale rogo di sterpaglie ha fatto suonare invece l'allarme rosso. Complice il vento che ha reso difficoltose le operazioni di soccorso, le fiamme partite da una zona limitrofa ad una scuola hanno divorato ulivi, lambito vigneti, raggiunto zone incolte e altre parzialmente boscate, arrivando a spaventare delle abitazioni e dei capannoni industriali. Persino delle auto sono state divorate dalle fiamme. In serata sono state poi avviate le operazioni di bonifica. Vento e caldo sono un mix micidiale per gli incendi estivi, una miscela esplosiva potenzialmente, capace di creare situazioni di pericolo praticamente dal nulla. Per questo il capo della Protezione Civile regionale parla di allerta massima nei prossimi giorni, chiedendo ai cittadini collaborazione e segnalare ogni piccolo focolaio.